Prendiamo il mandarino, lo andiamo a far cadere in acqua. Galleggia. Densità è minore dell'acqua, perfetto, benissimo. Adesso facciamo questa operazione. Vediamo. Tra la buccia e il mandarino c'è proprio una camera d'aria. Il mandarino è andato a fondo appunto perché la densità del mandarino è maggiore di quella dell'acqua. Aggiungo sale all'acqua. Ragazzi, ragazzi, aspettate. L'acqua è diventata più densa del mandarino e il mandarino è tornato a galla. Quindi la domanda è: si sta più a galla in acqua di mare o in acqua di piscina? In acqua di mare. Si sta più a galla in acqua di mare.